Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, in questa nostra preghiera eucaristica vogliamo associare il suffragio per Anna al trigesimo della scomparsa, cioè 30 giorni dalla morte, insieme a Filippo. Immagino il marito Filippo, ecco. Due persone che ci fanno capire quella che è la modalità, una delle modalità, sicuramente la più efficace anche per metabolizzare il lutto, questa prospettiva di ricongiunzione all'interno del corpo mistico di Cristo, nell'abbraccio di colui, l'Eterno, il Signore, da dove veniamo e dove torniamo. La vita umana è fatta per amare e il matrimonio, oggi stiamo pregando per due persone che sono state degli sposi, è uno di quei mezzi, di quei segni, degli strumenti, di quei ponti che permettono di unirci, di unire la terra al cielo, che permettono di santificarci. Oggi il Signore chiede per più volte, ben tre volte a Pietro dopo il tradimento, se lo ama. Pietro era stato infedele, lo aveva rinnegato per ben tre volte davanti alla serva. Questa volta nel cortile del Sinedrio, questa volta per ben tre volte Pietro, anche un po' rammaricato, la terza volta dice: sì, Signore, tu lo sai che ti amo, tu lo sai che ti voglio bene. Pietro, mi ami? C'è quindi questo richiamo a quella che è stata l'infedeltà, perché ogni amore vero è un amore fedele. Ma c'è anche la consapevolezza della debolezza umana e c'è anche questo riscatto dell'infedele che recupera quella sua trasgressione e che ci fa capire ancora una volta come Gesù, nella stessa maniera con la quale aveva agito con i peccatori pubblici, non li lascia abbandonati a se stessi, ma li reintegra nel consorzio sociale, anche nella comunità religiosa e offre loro di nuovo fiducia, una fiducia che fa di San Pietro il primo Papa, il primo degli Apostoli. A prezzo e sacrificio però di questa fedeltà estrema che lo porterà alla crocifissione sul Colle Vaticano, nella cui basilica oggi vaticana, a Piazza San Pietro, giustamente così chiamata, riposano i suoi resti mortali destinati alla Resurrezione. Ed è bello per noi considerare tutte queste belle cose, tutti questi passaggi, considerare come quando si segue il Signore si va dove Lui ci conduce. Un giorno ci vestivamo da soli, poi verrà il giorno in cui qualcun altro ci condurrà, vuole indicare appunto la strada di crocifissione di Pietro, le braccia allargate di Pietro, in questo caso sono le stesse braccia che Gesù ha allargato per noi, ma per essere crocifisso per noi. Eppure da quella crocifissione, da quell'impotenza, come può essere anche la condizione della persona malata, Gesù continua ad abbracciare il mondo. I defunti continuano ad abbracciarci con la loro preghiera, con la loro intercessione dal cielo, con la loro intercessione presso Dio, si sono anime salvate, proprio perché questo legame di amore, di affetto, con i propri cari rimane nel Signore, perché l'amore non avrà mai fine. E un'ultima considerazione la vorrei fare al proposito del giudizio, ecco, che viene espresso nella prima parte degli Atti degli Apostoli. Evidentemente si fa riferimento a un giudizio particolare, quello al quale fu sottoposto Paolo, ma noi possiamo applicare questa forma di giudizio anche a quello nostro particolare, a quello dei nostri defunti per l'aldilà. I romani, esperti in diritto, padri del diritto, avevano la pratica e la consuetudine di non condannare qualcuno
senza averlo prima ascoltato e senza avergli prima permesso di difendersi. Anche oggi nella procedura sia penale che civile c'è la figura dell'avvocato che in maniera tecnica, precisa, coordinata, cerca tutti quelli che sono gli elementi di difesa dell'imputato per alleggerire la pena o addirittura scagionarlo qualora fosse innocente. Anche noi abbiamo un avvocato, ma non per il giudizio terrestre, quello speriamo di, anche se devono campare pure gli avvocati, speriamo di non disporre mai di avvocati in contenziosi civili o penali, ma noi abbiamo un avvocato per il giudizio eterno, anzi un'avvocatessa che è Maria. E allora in questo mese mariano noi vogliamo rivolgerci a Maria, che è la nostra avvocata, e vogliamo chiedere a Maria, porta del cielo, aiuto dei cristiani, soccorritrice dei moribondi, di considerare davvero la vostra mamma, la vostra nonna, la vostra amica, la vostra sorella Anna, insieme al marito Filippo. Perché questa avvocata potentissima possa, vedendo in Anna una mamma, una donna, una sposa come lei, intercedere, esercitando la sua misericordia. Lei che è la madre della divina misericordia, cioè quella qualità più bella di Dio, che sicuramente è l'amore. L'amore costituisce l'essenza e l'identità stessa di Dio. San Giovanni dice nella prima lettera: Dio è amore, e Dio è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché è amore. L'amore implica una relazione di tre persone divine. Ma in questa considerazione dell'amore di Dio, l'espressione più alta è la misericordia, che è l'amore che perdona, l'amore che ci fa avere un sol cuore, cordis in latino, cuore, misericordis, un sol cuore con gli altri e compatire le loro miserie, così come Gesù fece nei confronti di Pietro. Gesù avrebbe perdonato anche Giuda, possiamo starne arcicerti, ma Giuda si scoraggiò, si tolse la vita, capì il suo errore, ebbe il rimorso, non credette nella misericordia di Dio, questo è interessante, non accettò anche il perdono, l'umiliazione del confronto con il Signore che aveva consegnato alle guardie del Tempio per 30 denari, no? Invece Pietro piange, Pietro ritorna presso Gesù, addirittura si lancia in acqua, no? Come sappiamo, durante la pesca miracolosa, quando riconosce che l'autore di quel miracolo, della pesca miracolosa, è Gesù, che stava preparando sulle rive del lago di Galilea pane e pesce per gli apostoli, Gesù risorto, Gesù già risorto. E allora è bellissimo, no? Questo incontro di Gesù risorto, stiamo ancora nel tempo pasquale, il cielo qui arde ancora, con Pietro, e si chiariscono i due in questo dialogo bellissimo nel quale Pietro risponde per tre volte: Signore, tu lo sai che ti voglio bene, tu lo sai che ti amo. E da quest'amore nasce poi la Chiesa, tutte le cose belle, tutte le cose create nascono da un atto d'amore, anche gli esseri umani nascono da un atto di amore. Allora ecco, in questo amore di Dio vogliamo vivere, questo amore che non ha mai fine, questo amore che ci lega ai vivi, ma ci lega anche ai morti, che sono sempre vivi nel Signore, che noi ritroveremo, alimentando questa speranza nella risurrezione e nell'eternità, un giorno quando anche per noi arriverà il momento della morte, arriverà il momento del giudizio, arriverà il momento nel quale potremo anche noi contare su questo avvocato, su questa avvocatessa, che è la Beata Vergine Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie.